È di 3.085 euro la cifra raccolta dall'onorevole Antonio Baldelli durante la campagna elettorale per le politiche in favore delle comunità colpite dall'alluvione. Questa somma andrà a contribuire alla raccolta fondi nazionale promossa da Confcommercio Marche Nord per aiutare i comuni gravemente danneggiati dal nubifragio del 15 settembre scorso, che ha devastato abitazioni, imprese, attività commerciali e infrastrutture. Questa mattina l'onorevole di Fratelli d'Italia ha consegnato l'assegno al direttore generale di Confcommercio, cioè Amerigo Barotti, e al presidente Angelo Serra, presente alla conferenza, l'assessore regionale Francesco Baldelli. Dopo gli eventi tragici del 15 settembre, insieme agli amici con cui abbiamo organizzato la campagna elettorale, abbiamo deciso di trasformare ogni evento piccolo e grande di campagna elettorale in un evento di raccolta fondi. Questo segno di sensibilità sarà riportato anche all'interno del Parlamento e cercheremo di fare ciò che non ha fatto purtroppo l'attuale governo, che si è limitato a prevedere qualche spicciolo di fronte ad una situazione di una gravità estrema per alcuni comuni del territorio. Penso a Cantiano, penso a tutti i comuni dell'Anconetano, penso alla mia città di origine. Chi ha visitato quei territori conosce bene la situazione. È un esempio concreto di vicinanza e sostegno, ha commentato Barotti, che ha ringraziato Baldelli e tutti coloro che hanno contribuito a questa lodevole iniziativa. Come Confcommercio, ha proseguito il direttore, ci siamo subito attivati con la raccolta fondi, perché se non ripartono le imprese, non ripartono economia, turismo e la vita di queste comunità. Abbiamo preferito fare questa scelta, cioè di mobilitarci noi con una raccolta di fondi, invece che destinare fondi alla raccolta fatta dall'amministrazione comunale, proprio perché vogliamo essere veramente vicini alle aziende, vicini alle imprese, vicini ai negozi, ai quali non solo daremo quello che emergerà dalla raccolta di fondi, ma stiamo anche seguendo le pratiche gratuitamente, le pratiche per ottenere i contributi da parte della Regione Marche e successivamente anche da parte del Governo nazionale. Al momento dobbiamo ancora fare i conteggi precisi, ma ci avviciniamo ai 20.000 euro, che mi pare comunque una somma interessante, perché abbiamo visto le esigenze di tante imprese, parliamo delle imprese del commercio, del turismo, c'è la necessità di acquistare magari il banco frigo, c'è la necessità di rifare l'arredamento del negozio, però siamo convinti che questa somma aumenterà notevolmente.